E sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi un altro video molto curioso su come sono quasi tutte le skin più importanti con i vestiti di Mortafiamma e Calamity, così da dare un nuovo aspetto o persino una nuova skin per chi scende a Pinnacoli. Soprattutto Iconic e Raven sono veramente fighissimi, che tra poco vi mostrerò. Come state vedendo proprio adesso nella mia lobby, io ho l'Iconic dove non ho per niente il Samsung S10 ma ho il OnePlus. Come ho fatto? L'ho presa senza aver utilizzato nessun smartphone. Se volete un video tutorial su come ottenere, ovviamente non è gratuito, ma come ottenere senza comprare lo smartphone che costa quasi 1000 euro, fatemi sapere sotto nei commenti e utilizzate ovviamente il codice supporta creatore Pazzox per avere il tutorial. E finalmente ho una delle skin che mi serviva tantissimo all'interno delle stories. Ma adesso iniziamo, andiamo nel replay che ne ho un bel po' e vediamo tutte le skin più strane o più belle che possiamo trovare all'interno di Pinnacoli, versione Far West. Andiamo a vedere. Ok, ed eccoci subito nella zona replay dove tra l'altro dice che siamo a Neo Pinnacoli. Non è stato aggiornato nel replay, a quanto pare, la mappa. E vediamo subito la mia prima skin che ho utilizzato io durante il match. E devo dire che non è niente male. Guarda un po' quanto è bella. Peccato per il colore del cappuccio che è leggermente diverso, ma è veramente bella, bella da vedere. Qui chi abbiamo? Ah, abbiamo la tizia che nome è Geisha, non mi ricordo il suo nome. Ho messo le sagome così posso beccare tutti quanti. Qui abbiamo una colpo di frusta. Stavo per dire bombarolo, ma in realtà è colpo di frusta. Ci sta bene. Oh, cosa sto vedendo qui? Cosa sto vedendo? Chissà il Cavaliere Nero, dobbiamo assolutamente vederlo il Cavaliere Nero. Ehi, ed Hunter, niente male, ti tieni in forma. Oh mio Dio, qui abbiamo una Lynx senza cappuccio, attenzione. È stranissima. È veramente quasi pelata. Oddio, sta diventando pelata tra l'altro. Pelatissima. È molto strana. Veramente molto strana da vedere. Oh mio Dio, e tu da dove sei sbucato? È orribile. Fa paura. Ok, qui invece ho usato l'Iconic e devo dire che è favoloso. Si intona perfettamente con il vestito che ha, rosso e nero. Ed è perfetto così, anche la sciarpa che si intona un botto. Andiamo a vedere gli altri. Ok, qui ce ne sta uno che sta bevendo. Guardalo quanto bello che sta bevendo. Ah, ma che buona questa slurp. Lui non c'è male, sapete, anche se default non ci sta molto male. Qui abbiamo un'altra skin default che si sta medicando a quanto pare. Ehi là, Ruggine. Ma quanto sei figo, Ruggine, così. Chissà il nuovo. Dovete che si tratta, chi sta per cecchinare? Chi sta fa... Tanta gente. Ma salve! Con tutto il vestito che si glitcha, guardate. Simpatica, simpatica questa qua. Possiamo vedere una tecnica, che tra l'altro c'è anche la sfida di utilizzare tecnica, ma è fatta benissimo. Con la maschera sembra fatta... Sembra una versione moderna di Calamity con Ramirez, però. Veramente niente male. Qui abbiamo un istinto che non c'entra moltissimo. Qui è successa una faccenda, a quanto pare. E poi abbiamo... salve! Lui è veramente molto molto figo. Veramente bello bello. Ah, e poi abbiamo anche un'altra tecnica, ma senza maschera. Ok. Cosa sto guardando? Che è successo, signorina? Me lo spiega? Che è successo? Ok. Ok, qui abbiamo un bellissimo marshmallow, che anche questo è molto molto buffo, però non che c'entri molto. Poi fatemi sapere sotto nei commenti quale secondo voi la skin più azzeccata per certi costumi. E là, un agente ribelle che sta curando una bombarola estiva. Attenzione, ma c'è la slurp che è davanti. Vabbè, tra poco vediamo, in teoria possiamo vedere per bene. Metto la massima velocità, ok. Vabbè, niente male, neanche la signorina bombarolo. Bravo agente ribelle. Quanto sfocato. Ehi, questa è una skin di Twitch Prime. Attenzione, il secondo pacchetto di Twitch Prime. Cosa sto guardando qua? Cosa sto guardando? Che è successo? Ladra? Tra l'altro ci sta bene. Ok, i capelli si sono aggiustati. Anche il viaggiatore oscuro.
lascia fare. Ed è stato anche atterrato. Ok, scusami. Attenzione, l'ho beccato. Mi ricordavo di aver preso un cavaliere nero nel replay. È stupendo. È povero Marshmallow. È stupendo. Veramente fighissimo. Bello, bello, bello. È povero Marshmallow. Ah, eccolo qua, un signore della ruggine. Tutto bello, bello, bello nuovo. Però ci sta molto meglio, secondo me, o la versione col casco nero o la classica. Ok, non so come ci sono arrivato lì quando ho usato la mosca, ma stavo volando. Vabbè, sono una mosca, però la mosca è sempre bella da vedere, sempre bella. Dove stavo andando? Ah, sul tetto. Qui abbiamo una Lynx, attenzione. Beh, molto, molto, molto strano. Non ha neanche il collo. Il collo, signorina, il collo, dov'è? Ma pensa a te, quello di Stranger Things. Non c'è male, sembra uno sceriffo. Lui è uno sceriffo. Salve signorina, ha sbagliato cappello? Vediamo un po' queste due sagomelle. Ma questa è una skin dello starter pack, veramente bella bella bella. È una bellissima alternativa a Calamity. Fighissima. A parte le zinne che le mostra tantissimo, però mi piacerebbe utilizzarla lei così. Qui abbiamo una versione di regista composto, e ovviamente non poteva mancare. Che alla fine sintona bene, sintona veramente bene. Qui abbiamo la versione di regista composto, ma la versione con gli standardi, credo. Un'altra skin default, salve. Ehi, una sempre centro, guarda te che carina. Ma signorine, lei col cappuccio invernale, cosa fa? No, non si avvicini. Oh, un bel DJ Yonder, anzi Yonder, neanche DJ Yonder. Bello. E questa fatina molto cattiva da dove esce? Oddio, non ci sta per niente bene. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Aia, picconatissimo. Ma povero pesce secco. Va bene, va bene. Ma quanta gente che c'era in questa partita. Preghiamo Ripperone. Ripperoni per il povero pesce secco. Ehi, un cavaliere rosso. Che bello, ho visto anche una bananita tra l'altro. Voglio subito vedere la banana. La banana non cambia? Ah, la banana rimane sempre banana. Attenzione, questo non lo sapevo. Salve signorina, come va? Abbiamo un signorino default qui che sta bevendo nascostissimo sotto la scala. Ehi, un bellissimo venganza. Che, oddio, col cappuccio blu non è tutto questo spettacolo, eh. Ehi, tornado, attenzione, tornado è molto, molto elegante. Niente male. Chi se lo stesse chiedendo, ho già provato purtroppo sia drift che catalizzatore. Il problema è che si trasformano in mortafiamma e calamity. Attenzione, attenzione, abbiamo un demogorgone. Che brutto, che brutto. Oh, abbiamo una singolarità che non ci sta neanche male. Bella bella. Ma guarda un verge. Niente male. Bello bello. Salve, come va oggi sceriffo? La vedo in forma con questa barbozza, però è bello, lo userei volentieri. Bello bello, salve. Ohe, questa è anche rara come skin, attenzione. E poi abbiamo un'altra regista composto. Lei ritornerà sicuramente ad Halloween, lei. Sicuro al 100% ritornerà ad Halloween. E signore e signori, il secondo costume definitivo di Raven, con il costume di morta fiamma con attiva la reattività. Ditemi voi se non è uno spettacolo come skin. Sembra veramente una skin fatta apposta per Raven con la seconda variante. Dopo aver fatto tante kill con quel costume, diventa reattivo, come lo state vedendo anche con il signor Johnny C. Bunker. È veramente spettacolare come skin. Spettacolare. Che dire pazzoni, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quale secondo voi la skin migliore con questi costumi qua sotto nei commenti. E ricordate di supportare Patrox se volete il tutorial dell'Iconic e se volete tanti altri video del genere. E per supportare ovviamente questo canale. Che dire, noi come al solito ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.